Buongiorno, oggi presenteremo il nuovo taglio plasma Stell P80, un generatore trifase da 70 A. La nuova tecnologia di inverter con cui è costruito il P80 fanno in modo di avere un generatore di dimensioni ridotte, quindi facile da trasportare, pur mantenendo prestazioni di taglio eccellenti. Con un ciclo di lavoro di 50 A al 100%, questo generatore ha inoltre una capacità di sfondamento di 15 mm, taglio di qualità 25 mm, separazione massima di taglio 40 mm. Ora spieghiamo il funzionamento della macchina. Sulla parte sinistra del pannello frontale troviamo i vari LED di segnalazione. Il LED verde di presenza arco acceso, il LED giallo che segnala la sovratemperatura, il LED rosso allarme protezione, il LED giallo di segnalazione consumabili usurati, il LED verde di segnalazione presenza aria. Al centro del pannello frontale troviamo la manopola per la regolazione degli ampere e sulla parte destra del pannello troviamo il pulsante reset sicurezza, il pulsante per il test aria e il pulsante CNC che abilita la funzione automatica nel caso si volesse implementare il plasma ad un pantografo CNC o ad un impianto di taglio automatico. Ora passiamo a vedere le varie configurazioni della torcia. Vediamo ora la configurazione standard della torcia con il distanziale a contatto. Questa applicazione è utilizzata principalmente per tagliare lamiere di spessore fino a 15-18 mm. La configurazione standard è composta dal distanziale di taglio a contatto, ugello maximum life, cappa di taglio, cartuccia di start, elettrodo. Passiamo a vedere la configurazione della torcia con l'ugello apposito per il distanziale a due punte. Questa applicazione viene principalmente utilizzata per gli spessori sopra i 20 mm o eventualmente per lavori di demolizione. Si può utilizzare questa configurazione senza il distanziale a due punte per raggiungere posti scomodi dove i distanziali di taglio sarebbero di impedimento. Distanziale a due punte. Ugello, cappa di taglio, cartuccia di start, elettrodo.
Grazie per averci seguito, arrivederci al prossimo video e buona giornata.